Banca di Bologna, Alberto Ferrari, direttore generale, grazie intanto di averci ospitato. Intanto parliamo di semestrale, no? Questo 30 giugno che ci siamo lasciati ormai un po' alle spalle, però diciamo è il primo passaggio, il primo step, è così. Com'è andato? È andato molto bene, è stata probabilmente la miglior semestrale di sempre della banca. E devo dire alla fine di un anno molto complicato, che tutti conosciamo, dimostra secondo me, come dire, la qualità delle persone che lavorano per noi, perché oggi fare certi risultati vuol dire avere delle persone che stanno sui clienti, che danno le risposte, fanno qualità e consulenza, e questi risultati penso che siano merito di tutte le persone che lavorano per noi, quindi sono molto contento, soprattutto alla fine di un periodo molto complicato, fare dei risultati, diciamo, record è importante. Senti, qualche parametro, no? Perché voi siete la banca delle imprese, la banca delle famiglie, la banca dei professionisti, degli artigiani, di chiunque, diciamo, lavora. Un po' di numeri per capire quali sono i criteri per dire è stata una buona semestrale. A 3-4 numeri abbiamo fatto un trend di crescita di 20% medio di crescita sui volumi. Quindi siamo cresciuti sulla gestione del risparmio e mezzi amministrati, quindi depositi alla clientela, siamo cresciuti di più di 400 milioni di euro. Abbiamo fatto una semestrale che ha triplicato l'utile dell'anno scorso, quindi abbiamo superato i 10 milioni di utile netto, e soprattutto abbiamo nel contempo ridotto a livelli veramente bassissimi tutto il credito deteriorato. Il credito deteriorato è diventato ormai al 2% netto, che è un indicatore veramente basso ai vertici del sistema, con un patrimonio della banca, un CET1, che è un dato che tutti ormai conoscono, che ha superato il 22%, anche qua con dei dati molto, molto solidi, insomma. Quindi abbiamo anche finito ormai da un mese la verifica, quello che si chiama Comprehensive Assessment della BCE, con dei risultati molto positivi, e abbiamo superato tutti a pieni voti, sia noi che il gruppo, lo stress test di BCE. Insomma, anche questo è un esercizio molto complicato, molto lungo, è durato più di 6 mesi e ha certificato la qualità e la solidità della banca. Lo ricordavo all'inizio, è un periodo che resta comunque molto delicato, molto particolare, anche perché sono ancora in essere quelle che ormai non se ne parla più, ma sono le erogatorie, cioè la sospensione di tutti i finanziamenti, di mutui, e quindi e nonostante questo, diciamo, avete costruito? Sì, abbiamo nel primo semestre abbiamo erogato oltre 200 milioni di euro, che è una cifra superiore a tutto il 2020, quindi in un semestre abbiamo dei dati che praticamente raddoppiano i volumi fatti nel 2020, e questo è un dato che testimonia il fatto che sicuramente la ripresa economica è in atto, ci sono dei settori che sono partiti molto bene, quegli altri che sono quelli che ovviamente hanno subito di più la crisi stanno uscendo secondo me da questa situazione. Le moratorie dei privati ormai sono diventate molto poche in relazione ai numeri dell'anno scorso, e sulle imprese stiamo continuando ad aiutare le imprese che hanno, come dire, questa situazione di ripartenza un po' più lenta, arrivando a prorogare anche le moratorie per il secondo semestre del 21, però anche lì devo dire la percentuale ormai si è ridotta molto anche nel mondo imprese, quindi stiamo vedendo comunque una ripartenza generalizzata. Ripeto, con alcuni settori che sono sempre quelli che hanno qualche difficoltà in più, ma su questi li stiamo, come dire, anche loro accompagnando. Prossimi 6 mesi come li vede Ferrari? Ma li vedo tutti legati a questo scenario di pandemia, che speriamo che rientri come sta rientrando, soprattutto grazie alle vaccinazioni. Insomma, penso che l'obiettivo è quello di arrivare ad avere la popolazione almeno nell'80% dei casi vaccinata a settembre, e quindi la convivenza con quello che comunque sarà qualcosa che rimarrà anche nei prossimi mesi, gestibile senza chiusure, lockdown, eccetera, che penso che da un punto di vista economico sarebbe diversamente un problema per tante attività. Come sempre, diciamo, la domanda su quello che è un po' il vostro osservatorio come Banca di Bologna su questo territorio, che è un territorio sicuramente, diciamo, che fortunatamente, no, a parte alcuni ambiti, però sta ripartendo in maniera forte.
Lo scenario è migliore di quello che si era ipotizzato qualche mese fa? Sì, è assolutamente migliore rispetto alle stime che giravano fatte da diverse società. Noi utilizziamo di solito, come quasi tutto il sistema bancario, gli scenari di Prometeia, che avevano fatto degli scenari anche poi su input, ovviamente, di tanti altri che hanno contribuito a fare questi scenari, avevano dato un tasso, quello che si chiama tasso di deterioramento, quindi di ingresso di nuovi crediti deteriorati, nel 2021 doveva essere superiore al 2,40. Secondo me ci fermeremo a un dato che è inferiore almeno del 50%, quindi questo è secondo me un bel segnale e penso che i primi risultati che stiamo vedendo stanno testimoniando sicuramente qualcosa che non è così forte come caduta del credito deteriorato, come ripresa del credito deteriorato, perché poi semmai quest'anno faremo la ripresa del PIL superiore anche alle attese, no? Cioè, insomma, indicatori anche di Banca d'Italia ha dato un PIL italiano che cresce del 5%, insomma, poi vedremo il PNRR come riusciremo a metterlo a terra. Ecco. Riusciremo a metterlo a terra, bisogna spendere tanti soldi e spenderli bene, però anche spenderli. Sì, penso che sia veramente l'unica chance, l'ultima che abbiamo per rilanciare veramente un'economia con riforme anche infrastrutturali, strategiche, strutturali. È un'occasione imperdibile, insomma, i soldi che ci stanno dando, perché alla metà sono dei sussidi, penso che non possono essere sprecati. Ecco. Quindi dobbiamo diventare più bravi, perché diciamo che nella spesa dei soldi pubblici europei non siamo mai stati forti. Insomma. Chiudiamo tornando sul tema molto caro almeno del territorio, dell'essere la banca di questo territorio. In questo momento, lo diciamo ormai da mesi, però c'è la riscoperta del valore di sì, guardare al mondo, guardare, però di valorizzare laddove queste realtà vivono, crescono, che sia famiglia, che sia impresa, che sia professionista, che sia artigiani, quindi anche banca. Certo. Sì, penso che l'abbiamo detto anche altre volte, questo è stato un momento di difficoltà, un momento in cui c'era bisogno anche di punti di riferimento a più livelli e penso che la vicinanza delle persone, la continuità anche delle persone nei ruoli, nelle figure su una realtà anche come la nostra, sul territorio, abbia aiutato molto a superare certe situazioni complicate, sia per le famiglie che per le imprese. E penso che anche i risultati che sono stati fatti in questi ultimi 12 mesi, in questo semestre, hanno dimostrato che questo è un valore importante, è un valore che ha a che fare con la fiducia, la qualità e la competenza delle persone, perché poi alla fine si parla sempre di brand reputation, ma penso che questo sia semplicemente un insieme di fattori dove il fattore umano, le persone che stanno sulla clientela sono poi quelle che fanno la differenza e penso che noi abbiamo un'ottima squadra. Grazie ad Alberto Ferrari, grazie alla Banca di Bologna di averci Grazie, ospitato ancora una grazie volta. a voi.